Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Piazza Europa, il forum su Facebook che ci consente di incontrare i rappresentanti italiani al Parlamento europeo. Oggi abbiamo con noi Lorenzo Fontana, appunto europarlamentare della Lega Nord, nonché vice segretario del partito. Eh, i, i temi e anche eh, Salvatore Lussu che è il corrispondente dell'ANSA per il Parlamento europeo. Io sono il responsabile della sede ANSA di Bruxelles e entriamo subito nel vivo affrontando quelli che sono i temi di attualità anche in questi giorni, ovvero eh, asilo, diritto d'asilo e, e migra migranti. Io comincerei subito chiedendo all'onorevole Fontana a che punto è l'esame in Parlamento della proposta di riforma del sistema di asilo, quello che prende il nome di Dublino e che al momento prevede che chi arriva in Europa debba chiedere il diritto d'asilo nel primo paese in cui mette piede, cosa che è sotto gli occhi di tutti in queste circostanze, in questi giorni, sta creando parecchi problemi. E purtroppo le notizie non sono buone. Non sono buone perché faccio parte della Commissione LIBE, no? Libertà Civili, Diritto e ovviamente riguarda molto spesso anche le questioni dell'immigrazione. In questa commissione si sta provando ad affrontare questa, questa revisione del Trattato di Dublino, però il lavoro ad un impasse. Il lavoro ad un impasse. Eh, perché purtroppo la riforma non sta prendendo eh, quelle, quelle considerazioni, quelle, quelle forme che noi volevamo in particolar modo come italiani, ossia di rivedere, appunto, eh, rivedere il trattato in quella parte in cui si diceva che il primo paese d'approdo dovesse essere quello che si facesse carico poi della, della, eh, del vedere la domanda se poteva essere accettata o meno. Purtroppo da questo punto di vista eh, tanti eurodeputati stranieri e anche cioè non italiani e purtroppo anche il Consiglio sembra non avere la minima intenzione di cambiare e a quel punto ovviamente tutta la questione della riforma di Dublino almeno per noi non avrebbe molto, molto significato. Eh, devo anche aggiungere una cosa che eh, il problema ovviamente per quanto riguarda questa questione non è solo eh, dei rifugiati perché sappiamo che purtroppo in Italia arriva una percentuale molto alta eh, che il rifugiato non è, insomma che poi a cui viene eh, posto il diniego alla domanda e che sono a tutti gli effetti poi dei eh, migranti economici che diventano immigrati clandestini nel nostro Paese e non c'è assolutamente neppure una volontà di effettuare una seria politica di rimpatrio, magari anche con l'aiuto europeo, anche da questo punto di vista purtroppo c'è una chiusura totale. E a quel punto è evidente che come Paese, come Paese Italia, dovremo trarne le conseguenze e anche capire poi che azioni fare perché... Eh, questa solidarietà europea, che tanto spesso abbiamo sentito, purtroppo assolutamente a questo momento nelle cose concrete non si vede assolutamente. Ecco, prima di passare la parola al collega Lussu, che sarà, farà port da portavoce per le domande che ci arriveranno tramite i social, specialmente tramite Facebook, io volevo eh, andare ancora un pochino più avanti sulla strada dei migranti, appunto, dicendo che i flussi sono soprattutto economici e c'è un problema di rimpatri, eh, la commissione europea Frontex ha fatto qualche apertura che definirei un po' timida eh, per venire incontro alle esigenze di eh, velocizzare questi rimpatri, eh, come, come li giudica? Eh, li giudico totalmente insufficienti in questo momento, tenendo conto anche dell'aumento di flussi che anche in queste ore e anche in questi giorni Stiamo, stiamo vedendo, tenendo conto del fatto che purtroppo la gestione, è probabilmente sbagliata e non organizzata, fatta fino a questo momento, sta, si sta mostrando in tutta la difficoltà, soprattutto nello smistamento di queste persone e nei problemi che poi si vengono a creare, soprattutto nelle comunità locali, nelle, nei paesi, eccetera. Eh, è evidente che quello che fino a questo momento è stato proposto dalla Commissione è una goccia nel mare. Eh, penso in particolar modo alla cooperazione con l'Africa che purtroppo di cui si era già parlato tre anni fa e che risultati non ne ha portati, eh, penso anche alla questione delle ONG che sì, adesso si sta parlando finalmente di cercare di eh, creare appunto un decalogo cui, al, al quale le ONG devono, devono rifarsi ma che è ancora di là da venire e è, è in attesa che eh, stiamo attendendo questo decalogo, vediamo che comunque gli sbarchi continuano, anzi purtroppo aumentano, è evidente che la politica che è stata fatta fino a questo punto è stata insufficiente, insufficiente anzi addirittura purtroppo la, la situazione sta peggiorando. Mi sembra che negli altri paesi europei si fatichi a capire che è una situazione potenzialmente esplosiva e che se non riesce a risolverla l'Italia da sola come purtroppo sembra è una situazione che comunque andrà via via intensificarsi anche per gli altri paesi perché ai confini come vediamo soprattutto col confine francese comunque la situazione si sta facendo eh, difficile e quindi sarà comunque un problema che l'Europa prima o poi eh, dovrà fare i conti. Ecco Salvatore su questi altri temi dalla rete arrivano sì, questioni? Eh, arrivano delle domande naturalmente incentrate molto sul tema dei migranti che eh, tiene banco in questi giorni in Italia. Per esempio c'è un utente Valentina su Twitter. Eh, dove ricordo si, può postare, si possono postare domande con l'hashtag ANSA Piazza Europa, eh, chiede eh, dopo la conferma del no dei paesi UE sui porti Macron ha ribadito di non volere i migranti economici, eh, che cosa propone la Lega a riguardo? Ma Macron non fa altro che applicare, se vogliamo, quello che in questo momento è in vigore. Eh, faccio presente una cosa, noi viviamo nell'eterna confusione purtroppo eh, fra profughi e migranti economici. I profughi, che sono quelli che scappano dal guerra, hanno diritto a rimanere e a essere ovviamente tutelati proprio per la situazione internazionale che, che si è verificata nei loro paesi. I migranti economici, invece, bisognerebbe che ci fosse anche da parte italiana una politica dei rimpatri molto più sostanziale rispetto a quella che c'è stata fino a questo momento. Teniamo conto che lo scorso anno, a fronte dei 180.000 che sono sbarcati, rimpatriati sono stati circa 4.000-5.000, quindi voglio dire, è evidente che. C'è almeno 100.000 persone che non hanno diritto di rimanere in Italia che poi eh, sono comunque rimaste. E queste persone, una volta che rimangono, che cosa fanno? Perché sono degli illegali fondamentalmente, quindi non hanno la possibilità di fare un lavoro legale, non hanno la possibilità probabilmente di avere una, un alloggio in termini legali e quindi è evidente che andrà a, a, ad ampliare tutta quella fascia di illegalità che vediamo. Attenzione, quotidianamente poi nelle nostre città. Vi faccio un esempio: è accaduto nella mia città Verona che hanno arrestato delle persone che venivano da un centro dove ci sono delle persone che attendono e che hanno fatto richiesta d'asilo, che spacciano droga, e altre persone che sono state trovate a vendere, del... che lavoravano come venditori abusivi. Quindi una situazione di illegalità gestita in questa maniera non fa altro che aumentare l'allarme sociale e aumentare l'illegalità. Dobbiamo capire prima di tutto questo che è una cosa che va a discapito e dei cittadini italiani, ma anche delle persone che arrivano dall'altra sponda del Mediterraneo, che vanno purtroppo nei gangli e nelle maglie della criminalità. Ecco, il tema del, appunto, lei ha toccato un tema che è quello del, diciamo, dell'inserimento o comunque della gestione delle persone che sono parcheggiate, tra virgolette, da noi. Non crede che eh, potrebbe essere utile uno sforzo per utilizzare eh, queste che sono alla fine delle risorse anche per lavori socialmente utili e eh, quindi non lasciarle eh, diciamo in balia di se stessi e facile preda di, eh, anche di tentazioni? Eh, Ma io credo che, che noi dovremmo partire dal presupposto che la forma che vediamo in questo momento di flussi migratori e di immigrazione che c'è è sbagliata e non è sostenibile. Eh, se noi riuscissimo a bloccare eh, questo flusso che arriva dal Mediterraneo. E soprattutto riuscissimo a tutelare effettivamente le persone che ne hanno bisogno e faccio un esempio, eh, creando dei campi profughi limitrofi a quei paesi dove ci sono effettivamente delle, delle guerre o delle problematiche molto serie e poi facendo dei corridoi umanitari, portando innanzitutto le persone che hanno più difficoltà o più bisogno come donne e bambini. Noi vediamo, ed è proprio i dati che parlano, che l'80% delle persone che arrivano sul territorio italiano sono giovani fra i 18 e i 35 anni. Ora è evidente che queste persone non scappano dalla guerra che scappa dalla guerra sono soprattutto donne e bambine tendenzialmente. Noi dobbiamo tentare e lo fa la comunità di Sant'Egidio in Italia: fanno dei eh, corridoi umanitari con i campi profughi, in particolar modo con quello che c'è in Libano, che raccoglie più di un milione di siriani. E fanno dei corridoi umanitari e arrivano soprattutto donne e bambini, che sono quelli che soffrono di più nelle situazioni di guerra. Quello che avviene nella sponda sud, che avviene nel Mediterraneo, non è altro che traffico di esseri umani, perché di questo si sta parlando. Di questo è quello che viene. Io immagino, anzi, ho diciamo anche potuto eh, confrontarmi con alcune persone che quello che avviene in Africa in alcuni paesi è che ci sono dei trafficanti di esseri umani che illudono delle persone di poter venire in Europa magari facendo un viaggio tranquillo e che in Europa si trova chissà quale Bengodi e invece poi si trovano queste persone a dover affrontare un viaggio attraverso il deserto e poi nel Mediterraneo che è assolutamente rischioso quando ci dicono che facciamo le operazioni tipo Triton o come era prima Mare Nostrum per salvare delle vite umane bisogna anche ricordare che invece purtroppo con l'aumento delle partenze e con l'aumento di questi viaggi i morti sono aumentati, quindi noi ci troviamo davanti a un traffico di esseri umani, è una forma di schiavitù moderna e noi dobbiamo interromperla perché altrimenti rischiamo di essere complici di una cosa che immagino nessuno di noi eh, voglia essere, Insomma, è, è una, una schiavitù del terzo millennio che noi siamo obbligati anche moralmente a fermare e dopo siamo obbligati anche ad aiutare effettivamente quelle persone che ne hanno bisogno e quello che fa la comunità di Sant'Egidio mi sembra una formula che sia sicuramente più rispettosa, che vada ad aiutare chi ne ha veramente bisogno e che porta un numero limitato di persone che sicuramente possono essere aiutate. Quello che stiamo vedendo qui da noi purtroppo è un business e sappiamo che ci sono tanti anche italiani che ci guadagnano. Se posso, una curiosità sì. personale. Eh, lei, se non sbaglio, è cattolico. Certo. Eh, come, come valuta le, queste posizioni di apertura, a volte estrema, che ci sono in, nella, nella Chiesa rispetto ai migranti? Beh, da quello, da quello che, 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 che sento e capisco, anche il Papa parla dei rifugiati, cioè delle persone che poi scappano dalla guerra. Io penso che eh, anche lui, come tanti sacerdoti, vedano che la situazione è estremamente difficile da gestire così come viene così come viene, come viene gestita in questo, in questo particolare momento. Tra l'altro ricordo anche sempre le parole dell'ex dell papa, del, del cardinal Ratzinger di Benedetto XVI, il quale diceva che oltre a un diritto a migrare c'è anche un altro diritto che è quello di poter rimanere, crescere e prosperare nella propria terra. Ecco, a mio modo di vedere il diritto fondamentale per gli uomini e per i popoli è proprio questo, di poter riuscire a rimanere nella propria terra, in pace, a crescere e a prosperare. È evidente che ci sono personaggi, a mio modo di vedere, privi di scrupoli che invece non fanno conto di questa cosa e, eh, e tentano invece di creare questi flussi migratori per evidenti fini economici. E noi dobbiamo opporci a questo, aiutare chi ne ha effettivamente bisogno, far capire alle persone che pensano di venire in Europa a trovare il Bengodi che purtroppo non è così, l'abbiamo visto anche dai dati della povertà. Proprio usciti oggi da, dall'Istat, che fanno vedere come, comunque, nel nostro paese ci sia un'enorme povertà che dobbiamo risolvere e fare in modo di far capire che la cosa migliore per qualsiasi persona è, se si può, poter crescere e prosperare nella propria terra, che penso sia la cosa migliore per tutti. E lo dico a fronte del fatto che in Italia abbiamo avuto tanti emigranti. E se voi chiedete, comunque, quando si va lontano da casa è sempre difficile. Comunque, andare via da casa eh, non è mai una cosa positiva. Eh, magari una persona si rifà una vita, può anche diventare ricco lontano da casa, ma il cuore rimane sempre nella propria casa. E quindi è, andare, è brutto andare via dalla propria famiglia, dai propri amicizi, dalla propria infanzia eh, e magari poi trovarti nelle situazioni in cui si trovano anche tanti immigrati qui. Ecco, uh, giriamo pagina e. Parliamo di questioni se anche loro di attualità in questi giorni, eh, l'euro, il fiscal compact, eh, le, le regole europee e, e le esigenze di bilancio e il bisogno di rilanciare la crescita. Eh, la Lega eh, ci può aggiornare sulla posizione della Lega soprattutto per quanto riguarda eh, l'adozione la, o. Eh, diciamo che non possiamo fare un referendum per uscire dall'euro, possiamo chiedere ai cittadini che cosa ne pensano. Quindi questa, su questa prospettiva e anche sull'idea eh, lanciata da Renzi di congelare sostanzialmente il fiscal compact per recuperare risorse a destinare agli investimenti. Ma a me sembra che esattamente come per la questione dell'immigrazione bisogna partire un po' dalle fonti del problema. Eh, quello che qui in Europa ormai lo stiamo vedendo tutti, quello che, che non va è stata la creazione della moneta unica. La creazione della moneta unica che doveva rientrare attraverso i parametri di Maastricht che purtroppo sappiamo dall'Italia alcuni addirittura alcuni parametri non sono mai stati rispettati. Ma questa creazione ha, visto la formazione di un libido, cioè noi abbiamo una moneta unica però poi abbiamo eh, diversi debiti pubblici. Abbiamo Diverse, abbiamo una banca centrale, però sono rimaste fondamentalmente le banche centrali per ogni paese, eh, abbiamo diverse politiche fiscali ed economiche. E secondo me sta proprio nel fatto che questo è un ibrido eh, che ha creato poi tutta la crisi che abbiamo. Pensiamo, per esempio, allo spread, se noi avessimo effettivamente una moneta unica con una Banca centrale unica e con quindi un debito pubblico unico non ci sarebbe più il problema dello spread, non ci sarebbe più il problema del deficit e non ci sarebbero più eh, il problema di rientrare dal debito pubblico che sappiamo che è una delle questioni peggiori probabilmente per l'Italia. Allora la mia domanda è. Coloro i quali si dicono europeisti, coloro i quali vogliono effettivamente mantenere la moneta unica, stante il fatto che purtroppo la moneta unica, così come abbiamo visto, avvantaggia alcuni paesi e svantaggia altri come l'Italia, probabilmente perché anche nella creazione sono state sbagliate alcune cose sul cambio. E, 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 su determinati parametri, e su determinati parametri. Allora agli europeisti io chiedo: perché non si mette in comune il debito pubblico e non si fa veramente una moneta unica così com'è in tutti i paesi al mondo? Cioè, pensiamo agli Stati Uniti, ha una moneta unica, il dollaro, ha la Federal Reserve e ha un debito pubblico unico. Eh, è solo in Europa che esiste questa situazione, nella quale poi ci sono tutte quelle cose collegate, vedi lo spread che addirittura ha addirittura causato alcune. La caduta di alcuni governi come quello Berlusconi, che però sono cose che non si dovrebbero realizzare se ci fosse una situazione effettiva di unicità. Eh, perché non si fa? Beh, è evidente perché eh, la Germania probabilmente direbbe di no a mettere in comune i debiti pubblici europei, ma noi dobbiamo anche tener conto del fatto che o si fa una cosa di questo tipo, quindi si crea veramente una moneta unica, altrimenti è meglio fare un'uscita concordata e rivedere quel trattato, perché, stante così la situazione, è evidente che prima o poi. Qualche paese cederà dal punto di vista economico perché è difficile avere una moneta unica e poi che ti chiedano di rientrare da un debito pubblico come il nostro, che è assolutamente, è praticamente impossibile riuscire a rientrare da un debito pubblico come il nostro. Quindi io credo che il problema dell'Europa sta nel fatto che è stata fatta un'unità, ma non è stata fatta in maniera compiuta, è stata fatta una parte di unità che evidentemente poteva andare bene, ma dall'altra parte si è rimasti divisi perché c'erano degli interessi nazionali da parte di alcuni paesi da difendere. Ora sta a gli europeisti capire cosa vogliono fare. Vogliono andare in una direzione o vogliono andare nell'altra? L'altra è quella che diciamo noi di rivedere i trattati e quindi rivedere anche il trattato di Costituzione della moneta unica. Loro dovrebbero proporre in maniera chiara invece di andare nella, nella, nella visione di avere un'unicità anche nei debiti pubblici. Temo, temo che non lo faranno perché evidentemente soprattutto la Germania immagino che mai potrà dare l'assenso a una cosa di questo tipo. Vorrei andare un po' sul concreto delle cose che si fanno qua dentro il Parlamento certo. europeo. Eh, lei, se non sbaglio, è stato promotore di recente di un, di un rapporto sulle nuove droghe sintetiche, certo. che è un problema che eh, immagino veda anche con, tocchi anche con mano sul territorio quando rientra in Italia. Certo. Eh, se ci può spiegare di che cosa si tratta, che cosa, cosa Beh, ha noi, portato? Mh, per noi riguardava, riguardava in quel caso il Black Mamba, che è un, un nuovo modello di droga sintetica molto pericoloso e letale in diversi casi e abbiamo dovuto inserirlo appunto nel, nelle, nelle sostanze pericolose nel fatto che fosse una sostanza molto grave per la salute non che le altre droghe non lo sono, ovviamente anzi lo sono, ma questa è particolarmente grave e letale e siamo riusciti appunto a far, a far rientrare questo tipo di droga nel, nel monitoraggio anche nel tentativo di contrastare questa droga che però è anche molto pericolosa perché addirittura si può fare in casa fondamentalmente quindi lo spaccio lo smercio di tipo di droga è molto difficile da controllare, abbiamo cercato di fare in modo di eh, chiedere anche all'Unione Europea, di chiedere di fare in modo che l'Unione Europea sia molto attenta su questi nuovi tipi di droga e purtroppo ci sono una novità smisurata, quasi ogni anno vengono prodotte delle nuove droghe sintetiche e di creare un'azione di contrasto forte, perché essendo eh, il traffico molto diverso rispetto a quello che era per le droghe tradizionali bisogna creare un'azione mirata di controllo e anche di, 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 di lotta a questo traffico di droga che eh, purtroppo è peggiora, peggiora di giorno in giorno, ma soprattutto peggiora negli effetti. In effetti ho visto delle, delle, delle slide riguardo a questo nuovo tipo di droga che ha degli effetti devastanti sulle persone anche a livello fisico, veramente impressionante e eh, sono delle cose sulle quali bisogna veramente porre l'attenzione perché ne va del futuro in particolar modo dei nostri giovani. e Quindi sono tematiche sensibili. Devo dire che eh, ho avuto riscontro di quasi la totalità di tutti i colleghi, quindi evidentemente il lavoro è stato ben fatto e è, è stato fatto. Tutto quello che si poteva fare. Insomma. Il Parlamento, sempre per rimanere in tema di, di lavori parlamentari, eh, il Parlamento è stato teatro di un confronto piuttosto brusco tra il Presidente della Commissione Juncker e il Presidente eh, dell'Assemblea Tajani eh, con Juncker che criticava l'assenza e il vuoto tra, tra i banchi dei, degli europarlamentari, Scene tra l'altro che noi ahimè vediamo spesso anche nel nostro. Sì, Parlamento. Certo. Eh, la domanda che volevo fare è questa: eh, Lei, visto che appunto ha già un'esperienza acquisita come europarlamentare, ritiene che questo, eh, questa istituzione possa incidere sul futuro dell'Europa e sulle decisioni che vengono prese da Commissione e Consiglio? Beh, sicuramente ha decisamente più possibilità di incidere ora eh, rispetto a prima del Trattato di Lisbona, perché ci sono molti più poteri in questo momento al Parlamento europeo. Di certo bisogna anche eh, spiegare che non è un Parlamento come gli altri nel senso che noi non abbiamo il potere legislativo, perché noi possiamo emendare o comunque rivedere delle proposte che spesso e volentieri ci arrivano dalla Commissione. Abbiamo, diciamo, Poche possibilità per incidere con una legge, con una legge fatta esclusivamente dal Parlamento. Eh, però è un'istituzione che adesso può, eh, rispetto a qualche anno fa, imporsi di più nei confronti della Commissione e in particolar modo del Consiglio, dove vengono eh, spesso difesi gli interessi nazionali e quindi c'è una diversa visione, probabilmente anche una diversa mentalità fra, due, fra queste due Camere, diciamo, sì. perché sono le due Camere fondamentalmente, e, e ultimamente, infatti, nei triloghi che sono quelle. Quelle, eh, quelle riunioni nelle quali ci si trova con Consiglio, Commissione e Parlamento ci sono degli scontri importanti, io penso per esempio a una cosa che, che mi ha visto in parte protagonista che è stata la questione del roaming, sulla uh -huh. questione del roaming abbiamo affrontato appunto la tematica dell'abolizione del roaming a livello europeo però c'erano da stabilire delle quote nella vendita dei dati delle varie compagnie telefoniche, mentre il Parlamento chiedeva di fare un prezzo molto basso per evitare che poi questi costi andassero eh, soprattutto ad incidere sui cittadini e da parte del Consiglio, dove evidentemente ci sono delle pressioni da parte dei, eh, degli operatori più importanti, hanno chiesto delle cifre molto più alte. Quindi c'è stato un bello scontro. Devo dire che purtroppo ha avuto in parte la meglio il Consiglio, ma questo per far capire comunque che c'è spesso e volentieri una diversa visione anche nelle cose fra il Consiglio che difende innanzitutto gli Stati nazionali eh, e il Parlamento che magari ha una visione insomma, un po' più globale de delle questioni. Ecco. Sì, intanto da, dai social arrivano altre domande. Alessio su Facebook per esempio chiede eh, come mai la Lega Nord, partito del federalismo, non ha mai abbracciato il federalismo europeo, invece che rifugiarsi in un'idea di Europa delle nazioni che contrasterebbe con uh, gli ideali di Umberto Bossi. Allora, da questo punto di vista la domanda è, è, è importante e valida. Ehm, devo dire che, a mio modo di vedere, il federalismo europeo che noi vediamo in questo momento è purtroppo un federalismo che però non si basa su una, una serie di valori nei quali noi crediamo. Eh, e cercherò di spiegarmi. Eh, a mio modo di vedere l'Europa funziona se ogni popolo viene lasciato per la propria specific specificità nel fare quello che meglio riesce a fare. Eh, io quello che sto vedendo qui al Parlamento europeo e questo che è un po' il federalismo europeo, quello che stanno cercando di portare avanti, è invece una visione omologante dei popoli europei, alla quale io sono totalmente contrario. Eh, quando si parla di Europa noi dobbiamo tener conto del fatto che siamo... Tanti paesi con tante differenze anche all'interno dei paesi, pensiamo per esempio all'Italia. Ora, se l'Unione Europea diventa un superstato che vuole decidere che una cosa va bene da Stoccolma fino a Lampedusa, ecco io penso che questa potrebbe essere la fine del sogno europeo e l'inizio dell'incubo europeo ed è questa la cosa che stiamo contrastando qui. Io non mi sento tanto nazionalista perché non lo sono mai stato, ma mi sento tanto identitario. Identitario significa che rivendico il fatto sì di essere europeo perché si può vedere anche dai tratti somatici, sono evidentemente europeo, ma sono veronese, sono veneto, sono italiano ed europeo. Se invece qualcuno pensa di dirmi che sono solo europeo e che siamo tutti uguali, ecco io inizio a aver paura, perché questo è tipico di ogni dittatura. Purtroppo in alcune occasioni, devo dire che l'Europa e pensiamo dal punto di vista economico, questo fa, eh, dice siamo tutti uguali, dobbiamo avere tutte le stesse regole, dobbiamo, dovete applicare determinate cose tutti nello stesso modo, pensate alle varie cose tipo alle Vongole che, soprattutto per i nostri pescatori dell'Adriatico, è stato un cataclisma. Quando hanno detto che le dimensioni delle vongole dovevano essere di 4 mm e i nostri invece le pescavano perché c'è tutta una tradizione. Ecco, quando l'Europa vuole imporre delle regole indipendentemente dalle specificità dei territori rischia di diventare una dittatura ed è a questo che ci stiamo opponendo. Non è tanto una questione di Stati nazionali contro Unione Europea, ma è una questione di identità contro omologazione. È questo il nuovo scontro. Identità contro omologazione e la globalizzazione da una parte contro la difesa delle tradizioni dall'altra. È questo lo scontro che vedo io da qua ai prossimi 20-30 anni. Ci avviamo a conclusione. Il tempo, il tempo stringe, sì. mi dispiace perché il confronto è molto interessante e molto stimolante per ridurre, ricondurre tutto a una battuta, eh, i padri fondatori dell'Europa dicevano meglio eh, litigare intorno a un tavolo che scontarsi e spararsi da trincea a trincea. Ecco, no, siccome le cose stanno prendendo una piega abbastanza preoccupante, non dico che sia in, in vista un conflitto sul territorio europeo, però. Tutti intorno le tensioni aumentano. Certo. Ecco, lei non crede che, nonostante tutte le sue osservazioni, comunque il fatto di avere un, un posto delle istituzioni, una sede dove ci si confronta, eh, ci si misura, ma sempre, eh, tra virgolette, pacificamente, sia comunque un valore aggiunto da preservare? Certamente sì, eh, se queste istituzioni poi funzionano, se queste istituzioni nel momento in cui vedono che ci sono delle difficoltà riescono a intervenire per fare in modo di cambiare le cose e sarebbe questo il momento, certi trattati, penso a Dublino, è evidente che non funziona così com'è e quindi se uno stato ha delle difficoltà, bisognerebbe comprenderlo e capire dove bisogna andare a modificare. E quindi va bene il dialogo, va bene se però si può incidere effettivamente sulla macchina. Io purtroppo quello che noto talvolta qui è che c'è una macchina molto forte e che è difficile cambiarla. Mm, sono convinto che l'Europa può durare, l'Unione Europea può durare se riuscirà a far capire che riesce a riformarsi nei momenti delle crisi. Purtroppo abbiamo visto che sia con la crisi economica sia con la crisi dei migranti, le, ci sono enormi difficoltà perché la macchina europea riesca ad adeguarsi o a modificare determinate cose. È questo che mi preoccupa: il fatto che qui ci sia una burocrazia che è difficilmente modificabile. A quel punto non è più il sogno europeo, come dicevo prima, diventa un incubo europeo. Noi siamo qui per tentare di cambiare la macchina, ma io ripeto, sono per la piena collaborazione dei popoli europei, per la pace, ovviamente, eh, perché è questa che garantisce la, la prosperità dei nostri popoli, e sono per il fatto che però ci sia una pari dignità fra i popoli europei e che ci si possa parlare per cercare di avere un futuro migliore tutti quanti assieme, non magari perché qualcuno abbia un futuro migliore e qualcun altro abbia un futuro peggiore. Bene, io ringrazio, ringrazio molto l'onorevole Fontana, ringrazio il collega Grazie. Lussu e do appuntamento alla prossima puntata che sarà a settembre, quindi auguro a tutti i nostri follower di avere un buon periodo di riposo durante le prossime settimane.